Registra tutto quanto. Eccoci qua, siamo nel mezzo dell'estate che ci sta arroventando tutti quanti. Volevo fare una chiacchierata con voi. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati quasi alla fine dell'anno, perché non è la fine dell'anno. È solamente a dicembre, ma anche a luglio, dopo vari mesi di lavoro incessante, e quindi siamo un po' tutti un po' stressati. Anche io, che negli ultimi tempi mi sto distraendo un pochino con tutti questi sport e questo calendario divertente, l'alimentazione, un sacco di cose fantastiche. Il parrucchiere lo sto ancora facendo da Mice Signorelli venerdì e il sabato, però fa molto 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 caldo. Quindi sto preparando questo corso online anche individuale, poi vi darò altre informazioni pian piano con la pubblicità, eccetera, e dove parleremo di tante tecniche di allungamento dei capelli per diventare un campione nella sua zona. I capelli sono cambiati e ritengo giusto adesso trovare delle persone che piace la formazione online, perché possiamo fare veramente delle belle cose insieme. La cosa importante, se non sei capace, farò dei video come fare, perché delle volte invio un link per cominciare a parlare nell'aula e tanta gente ancora non è capace. Quindi ho deciso di fare dei video tutorial per questo, e adesso intanto ci riposiamo. Abbiamo in questo Viviamo bene questo agosto, speriamo che si rinfresca l'aria. Io poi farò questi 10 giorni a Tenerife per nipoti e figli, e con l'occasione mi sono inventato una vacanza, Hombres di Mujer di Tenerife. Il concorso è attivo, se avete intenzione di diventare Hombres e Mujer di Tenerife, potete postarmi una vostra fotografia e poi piano piano potremo farne altre per questo calendario che andrò a produrre su Amazon 2024, e ci dovrebbero essere 12 maschietti. Adesso con lo sfondo di Tenerife vedremo se riuscirò su questo intento, perché non è facile. Lo faccio da solo, è divertente, fare le fotografie anche da solo è divertente, te le fai come te pare. È questa la cosa bellissima. Quindi il mondo è cambiato, possiamo comunicare veramente tanto. Quindi vi auguro buon proseguimento dell'estate, e ci vediamo a settembre, spero, se il Dio ci dà la forza. Ciao!